Max Allegri punta sull'attacco pesante qui in Mandzukic per tornare a casa da Palermo con i tre punti e lascia riposo Di Bala e Chiellini in vista dell'impegno Champions. I rosaneri sono ordinatissimi, sono pochi spazi, al 23esimo ci prova Higuain, Posovec si fa trovare pronto, passano 10 minuti e l'argentino veste i panni di suggeritore per Lemina che batte con il destro, ancora Posovec risolve una situazione parecchio complicata. La Juve non rischia mai, ma è troppo imprecisa e allora per sbloccare il risultato ci vuole un episodio che arriva nel secondo tempo al 49esimo. Cross in mezzo di Dani Alves, deviazione di Goldanighe, pallone in rete, autogol del 22enne in orbita Juve prima del trasferimento di Dybala in bianconero. La Juve passa in vantaggio, i pericoli continuano ad arrivare da destra, Dani Alves per Mandzukic, dopo un intervento di Čonek, Posavec si supera e mette in calcio d'angolo. Il duello tutto croato prosegue 4 minuti dopo tra Posavec e Mandzukic, vince ancora il portiere del Palermo. Finisce 1-0 per la Juve che ottiene i tre punti senza brillare contro una buonissima formazione rosanera.